primo impatto con questo evento che si svolge prevalentemente all'auditorium Arezzo Fiere Congressi è un impatto con la musica popolare, perché abbiamo vinto un bando ministeriale proprio con un progetto sulla musica popolare, sullo sviluppo e con un importante interesse alla musica popolare, e quindi questa sera c'è un festival di canto popolare non internazionale come facciamo ad agosto, ma nazionale, e cercheremo ogni anno di portare qualche intervento di canto popolare all'inizio del polifonico. Poi dopo inizieranno invece i concerti diciamo di musica classica, sabato 6 e domenica 7 il concorso invece per coro. Dopo l'eccezionale parentesi estiva del Festival Internazionale, il polifonico torna a vestire i panni di concorso polifonico nazionale Guido d'Arezzo. La 38esima edizione della rassegna porta ancora una volta il meglio della polifonia nazionale ad esibirsi ad Arezzo, concorrendo per il grande premio finale in programma. Sicuramente sì, nel canto popolare abbiamo alcune eccellenze, segnalo il gruppo Fartam di Marzabotto, che ha appena vinto proprio come canto popolare un concorso nazionale e la direttrice è tra le più premiate in ambito di musica popolare. Poi è interessante l'invito che abbiamo fatto a due cori giovanili che rappresentano due regioni, cioè il coro giovanile toscano e quello abruzzese. Questi cori nascono dalla selezione dei migliori giovani coristi della loro regione. Sicuramente la coralità italiana ha fatto un balzo enorme da 20 anni a questa parte, e devo dire per merito soprattutto dei conservatori, ma anche dell'opera che stanno facendo, anche noi stiamo facendo nei confronti della didattica per direttori di coro. Noi gestiamo una scuola per direttori di coro, della nostra scuola sono usciti tanti fra i migliori direttori di coro oggi in Italia, ma insieme a noi ci sono anche altre organizzazioni che organizzano corsi per direttori di coro. Bene, questo fermento didattico ha prodotto senz'altro un miglioramento notevole nella qualità dei cori italiani. La stupisce il fatto che si avvicinano sempre di più al mondo corale i giovani, perché sempre di più stanno arrivando. Beh, diciamo che forse è un sintomo di europeizzazione finalmente, perché in realtà il canto corale è sempre stato caratteristica proprio delle masse giovanili, anche scolari, scolastiche. Non c'è liceo in Germania che non abbia un coro, in Austria, in Svizzera. In Italia un pochino meno, fino a qualche tempo fa. Adesso, per esempio, anche i nuovi indirizzi ministeriali diciamo tenderebbero alla creazione di un coro per ogni scuola. E questo anche perché evidentemente è una domanda che sorge dal basso, perché sono proprio, come diceva lei, appunto molti giovani che adesso chiedono di cantare in coro.